Sempre per questioni di tempi l'ho già messo su. I nastrini sapete come si fanno farli, sono sempre 4 nodi di sotto e 4 nodi di sotto, poi legati insieme. Perché sennò diventa una cosa molto lunga. Adesso facciamo il punto piatto con 8 fili, 2, 4, 6 e 8. Due al lato sinistro, due al lato destro e quattro in mezzo. E poi si fa così. Vado piano per farvi vedere bene. Adesso che vi stanno sopra con la telecamera, vedi, faccio così. E poi lo tiro. Però alla fine bisogna tirare con tutte e due le mani uguali. Devo scorrere i fili uguali. Poi ancora così. Passo sotto, lo tiro fuori così e poi si tira. Questi qua si mettono fra le due dita e questi qui tirano così. Adesso io tengo con uno spillo. 4 e 4, 8. Non è difficile, c'è un po' un principio di far lavorare tutte e due le mani uguali. Così, due di qua, due di là. La metto, lo faccio passare così. L'altro sono qua fra le due dita, così. Questo lo metto sopra. E poi lo faccio passare di sotto così. E poi lo tiro fuori e lo faccio scivolare avanti. E quando sono a questo punto, tiro tutti insieme, altrimenti rimangono dei fili lenti, sempre così. Faccio passare, lo tiro fuori, quando è fuori metto in mezzo due dita, qua di sotto, e poi li stringo bene, tutti insieme, e lo punto. 8 fili, 4 in mezzo, 2 di là. Su, porto adesso a destra, poi questo qua lo faccio così, passare in mezzo, ma sotto ai quattro fili, così, e poi lo prendo così e lo faccio ripassare così, e lo tiro con tutti i quattro, tutte le dita insieme, perché altrimenti rimane, può rimanere un filo lento. 8, 4, 2, 2, 4 in mezzo e 2. Li prendo così fra le due dita, faccio passare così, sotto il dittone e poi così. Lo tiro fuori e poi lo tiro così con tutte e due le mani uguali. Adesso lavoro con quella di sotto, faccio due nodi così e stringo bene.
li sciocco, tiro fuori e lo tengo fermo. A questo punto lo faccio scivolare, così, adesso lavoro. E lo tiro tutto insieme, così. Abbiamo puntato ogni rogo che vengo bene. Allora, adesso lascio indietro, divido, perché deve fare un po' la rete. Dividi due in mezzo, al centro, ecco così. E poi divido qua, al centro i due, così. E poi lo stesso lavoro. Quattro in mezzo e due di qua, di là, ai lati. E tiro così la distanza. Cerco di tirare in stesi bene, sempre passando di sotto e tirando fuori così. E fare scivolare così. E poi punto lì. Divido in metà al centro. Io spero di spiegarmi bene. Ecco. Un po' piano perché così vedete bene. Vogliamo stretti bene. Divido. Faccio un bel figlio. Adesso il di fuori viene come il bivagno della stoffa, prendo il filo di fuori, deve stare dritto, tirato, metti quattro in mezzo così, ecco. Qui si è impegnato tutto, che è un vestito costeso. Non ci riesce.
importante è che i nodi siano ben stretti. Adesso l'altro giro e divido sempre la stessa cosa. Per tirare sempre gli occhi tutto quello che va bene. Una fila e dopo faccio la fila. Thank you.
Adesso facciamo gli ultimi nodi. Quindi qui l'idea è prendere tutti il mazzetto assieme perché è di fuori non si può fare altro. E poi le prendo, divido i due di qua per fare la rete. Ecco, adesso questo nodo va fatto così. Tutto su del nodo. Si accompagna con lo spirito. Ecco, così. Così non si disfa. Tengo bene, poi adesso divido qua, sempre così, un affetto.
con lo spiego perché che venga tirato bene, ecco, puntato. E adesso questi qua si fa come il primo nodo, si prende tutto insieme. Non è riuscito bene. Sono 700. Perché avendo fatto bene bisogna puntare in tutti i nodi, così la rete viene fatta meglio. Questo è finito, si vede bene così.